Siamo addirittura d'arrivo per la 3 giorni del clero, che si terrà dal 14 al 16 di settembre, quest'anno incentrata prevalentemente sul tema del giubileo ormai prossimo, il giubileo della misericordia. Su questo tema rifletteremo prevalentemente sia nei contenuti del Magistero di Papa Francesco sulla misericordia, sia nell'impatto che questo messaggio riceve oggi alle orecchie e nel cuore di chi lo accoglie. Inoltre avremo un approfondimento sul tema della confessione, che è per eccellenza il sacramento della misericordia, e con l'aiuto di un esperto cercheremo di approfondire il valore di questo sacramento, ma anche l'esercizio di questo sacramento, soprattutto per la parte che compete ai sacerdoti e anche in situazioni particolarmente delicate che si presentano e che pongono tanti interrogativi e tante esigenze anche di confronto tra noi. E poi il tema della misericordia si allargherà a considerare situazioni specifiche in cui oggi è chiesto in particolare di mettere in atto la misericordia evangelica, sia nel rapporto con la povertà crescente intorno a noi, con i disagi dettati dalla crisi economica, sia dal tema di attualità drammatica che è quello della immigrazione. Ecco, la Chiesa ha bisogno di un giudizio su queste cose, di una comprensione evangelica di questi fenomeni per poter dare una risposta evangelica secondo appunto il volere di Dio. Ecco quindi l'invito a partecipare alla 3 giorni, ai sacerdoti, ai diaconi, ma soprattutto l'invito a tutti i parrocchiani, a tutti coloro che sono loro intorno, a facilitare la partecipazione dei sacerdoti alla 3 giorni, sollevandoli eventualmente di incombenze che potessero trattenerli dal partecipare. È bello che la 3 giorni sia vissuta anche dai fedeli come una loro occasione di crescita, sapendo che i loro sacerdoti si assentano per 3 giorni dalle parrocchie, darsi da fare e interessarsi degli argomenti e stimolare anche gli stessi sacerdoti e diaconi delle proprie comunità in ordine ai temi che verranno trattati.